Mi chiamo Mohamed Boukas, ho 57 anni, ho messo la protesi al pene. Mio dramma è cominciato 2 anni e mezzo fa, facendo un intervento alla prostata, e da lì c'avevo l'incontinenza, diciamo, il pene, diciamo che c'è anche una rivelazione sessuale. Ho provato con tutti i medicinali, Viagra, Cialis, ma anche il Cavergette, che era per me una cosetta molto dolorosa, diciamo, fino a che ho incontrato il nostro professore Antonini e ho optato per fare questa operazione. Sono molto molto contento e non è, lo dico così, diciamo, perché veramente, diciamo, ha risolto quel problema sentimentale fra me e la mia moglie. Perché, diciamo, io con le medicinali, diciamo, il vacuum e tutto quanto, ma ero come Boukas Mohamed di 15 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, però adesso sta tornando le cose alla normalità. È vero, diciamo, questa protesi non è una cosa che si vedi, diciamo, è una cosa interna, però, diciamo, lo sa solo la mia moglie. Io parlo, diciamo, come un arabo musulmano, diciamo, io ho solo una donna, la mia moglie. E la mia moglie, su questa cosetta dell'attivare, disattivare, è contenta del fatto che, diciamo, è un'operazione che ci metto, diciamo, 1 minuto e poi consumo con lei, diciamo, come una volta. No, mi ha detto che c'è il problema solo dell'incontinenza, no, mai, anzi. Io, navigando su internet, ho detto: dottore, diciamo, normalmente le operazioni, diciamo, sono 3 operazioni per risolvere, diciamo, le nerve sparing, perché io voglio la vita sessuale continua. Dici, noi lo stiamo facendo, facciamo questa operazione, diciamo, e cerchiamo di salvare queste nerve sparing. La vita sessuale tua non cambia, però dobbiamo fare. Una volta che fatto l'operazione, io mi ricordo il primo giorno quando, diciamo, è stata fatta l'operazione, è passato per la visita, ho detto: dottore, com'è andata? Dice: abbiamo salvato un nervo, però vediamo e là, diciamo, però è tutto, non era vero, diciamo, comunque, io non lo so, cose interne, sa solo lui se me l'ha salvato o non l'ha salvato, però lui mi ha garantito che con salvando le nerve sparing, diciamo, continua, diciamo, il pene a funzionare. Io non sono della materia, ma lui, l'urologo, me l'ha spiegato, e io avevo questa speranza. E poi c'è il fatto dell'incontinenza. L'incontinenza, quella è vero, lui mi ha detto: dopo che leviamo la prostata, avrai un po' di incontinenza. Con la riabilitazione risolviamo il problema. Invece non è stato mai risolto il problema. Ho fatto la riabilitazione a pagamento, diciamo, anche a gruppi, ma niente da fare. Per questo intervento che ho fatto adesso, non dico che non ce l'ho, l'incontinenza ce l'ho, ma ho visto un miglioramento. Prima non trattenevo la pipì, diciamo, trattenevo il 10% e andavo al toilette. Adesso è aumentato, diciamo, quasi il 20, il 30%, anche fino al 50%, e a maggior ragione la notte. La notte, diciamo, il pannolino poco bagnato, ma riesco ad andare al bagno, fare tutto la pipì, tutto quanto, ma anche durante il giorno quando lavoro, La prima visita mi hanno dato il Cialis e il Viagra per 3 mesi. Quando sono tornato, ho detto: guarda, non funziona. Mi hanno detto: usa anche il vacuum. Ho comprato il vacuum. È vero che c'è qualcosetta, ma è una cosetta di 5 minuti. Ogni tanto devi
ficcare questo vacuum per attivare, diciamo, poi lo levi, poi appena cominci a fare sesso con la tua moglie, poi dai un'altra volta, non è funzionale. Poi quando sono tornato da lui, io dico, guarda, no, dice no, lasciamo perdere. E dici no, devo usare questo, sono di, si chiama Coverjet, e sono di iniezione nel pene, ma ho una cosetta un po' dolorosa, è vero che diventa tondo, ma non è adatto per me, che io ho 57 anni, arrivare a 67 con dolore ogni volta, no. E allora ho cominciato a cercare, fino a che ho trovato, come ho detto, il mio dottore, diciamo, Antonini. Adesso non mi serve né, dicevo, iniezioni né niente, è una cosa da attivare, eccola. Cioè, sono soddisfatto, e c'è un pochino di dolore, come mi ha spiegato il dottore, ci vuole un po' di tempo, ma diciamo già dal primo mesi dall'intervento a oggi c'è un miglioramento, e questo si sa che dopo qualsiasi intervento ci vuole un po' di tempo. Con la protesi adesso, diciamo, veramente, diciamo, godo di lei e continuo, diciamo, veramente, diciamo, non c'è una cosa legata al tempo, perché quello, la prostata è sempre attiva, diciamo, anzi, lei è molto contenta, perché diciamo, dura di più, dura, diciamo, quasi un'ora e mezzo, due, diciamo, però fino a che la protesi è attiva, diciamo, vengo una volta, due. È vero che non c'è, diciamo, per il caso mio non c'è sperma, ma sento che io vengo, diciamo, comunque il piacere c'è. Ah, dottore, io devo essere sincero, diciamo, veramente. Il fatto è, diciamo, che la mia vita dopo l'intervento alla prostata era legata a due argomenti: l'incontinenza e la riabilitazione sessuale. Adesso sono metà contento il fatto che, diciamo, veramente l'altra metà con la protesi, sessualmente, ma anche psicologicamente, dal punto di vista sessuale, io sono molto contento, sono molto contento. Ma non, ancora l'altra parte, che io un pochino, è una cosa, diciamo, che non riesco, diciamo, a sopportare, diciamo. Anche quando vai al bagno, tutte le persone vanno al bagno, io devo andare a cambiare il pannolino, è una cosetta un pochino, mi crea problemi psicologicamente. Metà, come ho detto, diciamo, perché erano due problemi, uno è stato risolto e l'altro, diciamo, cerco, diciamo, nel futuro, con il suo consiglio, di essere, lì di sicuro sarò, diciamo, molto contento al 100%. Certo che lo farei, perché il professore ha un bagaglio di professionalità che non ce l'hanno altri professori, diciamo, normalmente, che mi ha operato, non mi ha dato di consigli, non mi ha lasciato, diciamo, abbandonato. Invece, dalla prima visita che ho fatto, diciamo, con il professore, diciamo, Antonini, già mi ha spiegato. Diciamo, non serve di fare questo, non serve quello. E navigando su internet lo dicono anche altre persone, che col Viagra, col Cialis, risolve il problema un pochino relativo, ma facendo la protesi, diciamo, del pene, diciamo, risolve veramente il problema. E io mi tengo, diciamo, che ho risolto il problema, diciamo, sessuale mio, veramente. Giudico, diciamo, il mio dottore, diciamo, Antonini Gabrieli,
con due modi. Modo un pochino diretto, è un grande professore e le ringrazio tanto, diciamo, per l'aiuto che mi ha dato, diciamo, a risolvere un grosso problema, diciamo, mio. Secondo, diciamo, c'è un giudizio un pochino collettivo. Basta andare, diciamo, che io so, che navigo troppo su internet, tutto quanto. Il professore non serve, diciamo, un giudizio soltanto personale, perché basta guardare, diciamo, i meeting, le conferenze internazionali e nazionali, se vedi che è una persona, diciamo, un grande professore e grande professionalità. E sono contento che, come mi hai detto la prima volta, Dio ti ha mandato da me e veramente Dio mi ha mandato da te. Io sono contento.